Ciao a tutti, sono Nesi e oggi volevo fare un nuovo video Blind Bags. Allora, questo innanzitutto l'ho acquistato, cioè no, l'ho scambiato, scusate, l'ho scambiato con Puella Me. Le ho mandato l'alieno che era doppio e lei mi ha mandato Buzz che lo aveva doppio e finalmente ho Buzz. Yeah! Verso l'infinito e oltre, amico mio. È troppo bello, veramente, è stupendo. Ha questa parte diciamo trasparente che è del suo casco e è meraviglioso, veramente lo adoro, adoro. E i suoi dettagli sono stupendi, fantastico. Quindi lasciamo qui dietro il nostro amico del Lego Disney. Poi, allora, queste sono arrivate oggi in edicola. So che c'erano già in passato, però ne ho presa una, insomma, perché non so, mi sapevano carine. Sono quelle in cui gira la testa se spingete, e sono dei vari paesi del mondo. Qua è 2,50 euro. E è sempre della Diramix. E questo anche della Diramix, sono sempre i Falabella. Questi li ho già aperti, quindi ero troppo curiosa, volevo vedere se avevo trovato uno che cercavo, quindi vediamo subito. Allora c'è sempre il solito libricino in cui spiega chi sono i Falabella, che sono i più piccoli cavalli al mondo. E poi c'è la checklist. Come sapete io volevo quelli trasparenti, glitterati, e l'ho trovato! Sì, che bello! E è il secondo che compro, quindi questa è la bustina. Costavano 2,99 prima perché erano già usciti in edicola, solo che potevate vedere quello che trovavate. E questa è Onda. È veramente fantastica, veramente bella. Non so se riuscite a vederli, ma i brillantini sono olografici, quindi cambiano colore. Gli occhi sono stupendi, secondo me. C'è a chi non piacciono gli occhi dei Falabella, però devo dire che sono fatti abbastanza bene. È tutto trasparente, anche la coroncina. E la cosa fantastica, visto che il suo chiudimarca è un'onda e una nota musicale, credo, che ha sia la coda che la criniera fatta a onde, appunto. Guardate quanto sono belli. E è tipo un nastrino, un fiocco qua, infatti. E ha appunto le zampine anche decorate. Molto bella. Questo è il suo libricino. Oh, ci spiega un po' chi è. Se volete leggere, eccolo qua. Poi questa è la checklist. Questa mi piace comunque parecchio. Però non so se ne comprerò altri, ora vedo. E niente, eccola qua. E la sua versione floccata è questa verde. Molto, molto, molto carina. Ora andiamo con Hello Kitty. Questa è la bustina, come vi avevo fatto vedere. Eccola qua. Apriamola e vediamo subito chi troviamo. Allora, vediamo un po'. Vediamo il libricino. Eccolo qua, credo sia uguale per tutte. Eccolo. Carino il topolino, mi piace tanto di Hello Kitty. Non è il mio personaggio Sanrio preferito, però devo ammettere che è comunque pucciosa. Oh, eccoli qua, vediamo un po'. Ci sono tutti questi personaggini. Che carini, sono tanto carini. Questa è una fatina? E questa è una hawaiana? Oddio, che carini. E qua ci sono le spiegazioni qua su. Ta-ta-ta. I koala, che carino il koala. Adoro l'Australia. Vediamo chi abbiamo trovato noi. L'indiana! Che carina! È troppo bella, mi piace. Oddio, ne prenderò altre. Sì, ne devo prendere altre. Che carina, vediamo se cambia la faccia. Sì! Che puccia! Lasciamo questa che dorme, dai. Che carina! E è grande, parecchio grande. Oh, che carina, mi sono innamorata anche di Hello Kitty. Non è possibile, ragazzi. Ok, abbiamo lei, appunto, la nativa americana. Eccola qua, se volete leggere. E niente, vediamo. Allora c'è questa eschimese, la texana, giapponese, questa che è questa qua, Masai, credo. Poi abbiamo lei, la americana, l'olandese e la hawaiana. Sono tutte carine. Che belle, mi sa che ne prenderò altre. Mi sa di sì. Ditemi che ne pensate. Se volete vederne altre, ne prendo altre. Se no, mi regolerò e non le prendo. Va bene, niente, spero che il video vi sia piaciuto. Vi mando un bacione e un salutone. Ditemi che cosa ne pensate. E ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao!